Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto dalla redazione sportiva in studio Mariangela Salvalaggio. Apriamo con il calcio. Juventus, Chiellini, ultima in campo da capitano, saluta la squadra dopo 17 stagioni, l'esordio nel 2005, la fedeltà alla maglia in Serie B fino a diventare uno dei pilastri dei 9 scudetti di fila. Ovazione dello stadium anche per Dybala, che ha chiuso in lacrime la sua ultima partita in bianconero, ma con Pogba bis più vicino, gol di Vlahovic e Morata, pari della Lazio che c'entra l'Europa League al 96esimo, fischi alla dirigenza bianconera. E sull'affair Pogba, la Juventus ha proposto un contratto triennale da 7,5 milioni a stagione più bonus. Pogba ne chiede 11, ma valuta l'offerta bianconera, e così si tratta. In Francia sono sicuri, la Juve ha trovato l'accordo con Di Maria, il club bianconero avrebbe raggiunto l'intesa per una stagione con l'entourage del Fideo, ora si attende solo l'ufficialità. Il Torino si prepara invece ad ospitare la Roma nell'ultima partita di campionato, i giallorossi allo Stadio Olimpico Grande Torino si giocano la qualificazione in Europa League con un solo punto in più di Fiorentina e Atalanta. E sul mercato Toro, trequartisti da rifare, Praé in salita, Piacà torna alla Juventus, i Granata continuano a sperare nel belga, ma ad oggi l'unica certezza è Sec, sondaggi insistiti con il Lecce per Strefezza. In chiusura il basket, uno storico appuntamento attende la Bertram d'Ertona, che giovedì sarà impegnata al Palatagliercio in gara 3 dei quarti di finale contro Venezia nella prima gara in trasferta dei playoff di Serie A. La palla 2 è fissata alle 20. È tutto, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.